Ragazzi, benvenuti finalmente in questo video incredibile. Infatti andremo a parlare di alcune novità assurde in arrivo. Fine season 7, inizio season 8 di Fortnite. Ma prima ovviamente supportatemi con un like al video. Chi non lascia like è uno sfigato. Ovviamente codice SCSYT per shoppare tutte le nuovissime skin, tra cui anche Wonder Woman, che è bellissima, Aurelia e tutte le altre skin. Ovviamente iscrivetevi al canale. Ora però andiamo subito in game. Ed eccoci qua in game, ragazzi. Oggi infatti andremo a parlare di alcune novità incredibili che sono uscite su Fortnite e che usciranno nella season 8 o comunque nella fine della stagione 7 di Fortnite. Quindi guardate il video fino alla fine, anche perché ovviamente, come sapete, alla fine c'è la parola segreta e chi la scrive, ragazzi, è un pro player, quindi mi raccomando, guardate il video fino alla fine. Beh, direi di non andare a Castello Corallo perché ci sarà praticamente tutta la mappa. Sì, ok, strano da dire, ma sì, ci sarà tutta la mappa, quindi andiamo in un altro luogo un pochettino più lontano, magari verso Gatto, che è proprio un totale chilling. Così vi posso parlare di queste novità pazze. Comunque, come sapete, raga, la season finirà il 12 settembre. Quindi il 12 settembre, ragazzi, sarà l'ultimo giorno di season. In realtà il 12 cambierà, quindi la mattina praticamente sarà l'ultima mattina della stagione, per poi il pomeriggio avere la season 8 di Fortnite. E perché ho fatto questo video? Beh, perché sono uscite delle news e dei leaks veramente assurdi. Infatti, ragazzi, come sapete, è uscita una nuova settimana. Vi ricordate le settimane, quelle che c'erano nella season 6 di Fortnite, in cui c'erano le settimane di fuoco, dei pesci, le settimane antigravità, una roba del genere? Ecco, sono uscite anche nella season 7. E quest'oggi, ragazzi, anzi questa settimana, abbiamo delle armi molto molto particolari, che tra l'altro non ho trovato, ma comunque sono le armi silenziate. Infatti hanno rimosso lo Scar, hanno rimosso il Bolt Action e hanno rimosso anche un'altra arma che ora non mi ricordo, ma comunque hanno messo le armi silenziate. Ora, questa, la mitraglietta silenziata, c'era già, ma armi tipo il cecchino silenziato e lo Scar silenziato non c'erano, e ora finalmente le hanno aggiunte e sono veramente bellissime, ragazzi. Quindi mi raccomando, se le trovate, usatele, perché oltre a fare un bellissimo rumore sono anche molto molto forti, e ovviamente sono silenziate, quindi ucciderete i vostri nemici senza che ne se ne accorgano. Comunque passiamo alla seconda novità di questo video, che riguarda, ragazzi, un arco che doveva essere aggiunto nella stagione 6 di Fortnite. E allora direte: ma perché hai fatto questo video e perché hai detto questa news se quest'arco doveva essere aggiunto nella season 6, che tra l'altro è finita da molto tempo? Beh, ragazzi, perché appunto nei file di gioco è stato ritrovato appunto questo file di quest'arco, che si chiamava tra l'altro Arco Tartaruga. Sì, avete capito bene, Arco Tartaruga. È un po' strano, ragazzi, non si sa cosa faceva, però dal nome ovviamente mi viene da ipotizzare che magari era un arco che, tipo, se ti sparavi addosso con quest'arco ti potevi fare tipo uno scudo, una roba del genere, o magari andavi lento e avevi più vita. Secondo me, ragazzi, aveva senso una roba del genere, ma poi non è mai stato aggiunto su Fortnite, probabilmente perché, non lo so, o non c'era tempo nella season, o magari gli sviluppatori l'hanno scartato. Ma dato che appunto è stato ritrovato da poco nei file di gioco, potrebbe voler significare che potrebbe arrivare adesso, anche se in realtà io dubito, ragazzi. Vi ho portato questa news giusto per, ma prendetela con le pinze, raga, perché non si sa. Comunque, se siete arrivati fino a questo momento del video, lasciate un bel like, mi raccomando. Controllate di averlo messo, perché, ragazzi, molti di voi guardano i video senza lasciare like e molti di voi guardano i video senza essere iscritti al canale. Ovviamente iscrivetevi per restare aggiornati su tutte le news di Fortnite, veramente incredibile, ragazzi. Ma adesso passiamo alla terza e ultima news di questo video, la più figa, ragazzi, la più bella che tutti voi volete sapere. Tra l'altro c'è anche lo Scar silenziato blu, quello che c'era nella season 2 capitolo 2, quindi, ragazzi, per tutti gli OG del capitolo 2, diciamo, mi raccomando, raga, usatelo perché è veramente bellissimo e mi ricorda tanto quella bellissima season. Ma comunque, stavo dicendo, ragazzi, che abbiamo delle novità riguardo appunto dei nuovi veicoli. Avete capito bene, ragazzi? Perché nuovi veicoli? Beh, ragazzi, perché dei file di gioco sono stati trovati dei nuovi veicoli, e ci sono alcuni di questi veicoli che non usciranno mai su Fortnite e sono stati completamente scartati, mentre altri che probabilmente arriveranno nella season 8 di Fortnite. Avete capito bene? Ora vi vado a spiegare subito quali sono questi veicoli. Allora, raga, i veicoli trovati nei file di gioco sono l'auto da rally, il furgone da festa, il Dune Brogy, che non ho idea di cosa sia, l'autobus urbano e il camion sportivo. Avete capito bene, ragazzi? Ovviamente non si sa quali di questi veicoli uscirà su Fortnite e quali invece non uscirà mai perché è stato scartato, ma sappiamo, ragazzi, che prima o poi usciranno, e
insomma, qualcuno di questi uscirà sicuramente, e quindi io non vedo l'ora veramente, perché sono veramente molto molto interessanti. Soprattutto, ragazzi, soprattutto il camion sportivo, cioè sarà tipo un camion super veloce, super, non lo so, che va sulle montagne. Sarà una... Parliamo dell'ultima news di questo video, scappando da questi cinghiali con gli parassiti alieni sopra, prima che mi mangino, ragazzi, perché io ho veramente paura di quegli stupidi parassiti. Ma comunque l'ultima news, ragazzi, riguarda delle abilità e dei nuovi oggetti in arrivo nella season 8, o comunque nelle prossime season, o addirittura con qualche aggiornamento della season 7, anche se non credo. Queste abilità, ragazzi, sono veramente tante, ora ve le andrò ad elencare. Allora, questi nuovi oggetti in arrivo sono il doppio salto, che magari sarà, non lo so, qualche strana cosa che raccogli che ti fa fare un doppio salto, la rigenerazione salute e la rigenerazione scudo, l'invisibilità, la corsa, lo scatto, la nube velenosa, l'abilità ruba vita, poi abbiamo la granata curativa e la bolla scudo. Avete capito bene, ragazzi, tutte queste abilità che verranno presto aggiunte a Fortnite, non si sa quando ovviamente, ma proprio non si sa per niente, ma sappiamo che probabilmente usciranno. E perché vi dico questo? Beh, perché ovviamente, ragazzi, queste cose sono state trovate nei file di gioco, quindi non sappiamo quando usciranno, ma sappiamo che l'Epic ci sta un attimino lavorando. Parliamo un attimo di una cosa interessante, ovvero, ragazzi, di alcune abilità, tipo, raga, la rigenerazione saluto scudo non è molto interessante, perché ok, è come le mele, come i funghi che vi fanno recuperare un pochettino di vita, magari questa ve ne farà recuperare molta di più, ma comunque non è così tanto interessante. Ma la cosa più interessante, ragazzi, invece, è proprio l'abilità granata curativa e addirittura l'invisibilità, perché su Fortnite non abbiamo mai avuto una vera e propria invisibilità. Sì, ok, abbiamo avuto alcune abilità che ti rendevano leggermente invisibile, tipo le bombe ombre, queste cose qua, ma un'abilità che ti rende totalmente invisibile non l'abbiamo mai avuta, e sarebbe veramente molto interessante vedere come sarebbe, insomma, non lo so, nel gameplay magari sarebbe veramente interessante. Dimenticavo che c'è stata un'abilità invisibile su Fortnite, ma era l'arma di Predator, che penso che nessuno abbia mai usato, quindi va bene, questa era una parentesi che chiudo subito, va bene, andiamo avanti. Ok, comunque stavo dicendo, ragazzi, che l'invisibilità sarebbe un'abilità veramente molto molto interessante da vedere su Fortnite. Poi, ragazzi, il doppio salto come i ninja di Salva il Mondo, perché ci gioca, penso che può capire, i ninja di Salva il Mondo praticamente possono fare due salti, quindi una figata pazzesca, e sarebbe veramente interessante anche sulla Battle Royale di Fortnite. Poi, raga, l'abilità ruba vita, cioè vogliamo parlarne dell'abilità ruba vita? Cioè, vi immaginate un'abilità che vi permette, quando ittate i player, di rubargli una piccola quantità di vita? Cioè, sarebbe una figata pazzesca. Fatemi sapere ovviamente nei commenti cosa ne pensate voi di questa abilità, e comunque di tutto il video in generale, di tutte le news che vi ho detto in questo video. E mi raccomando, se siete arrivati fino a questo momento del video, commentate con hashtag silenzio. Sì, hashtag silenzio, scrivetelo nei commenti, perché appunto abbiamo, appunto, ragazzi, la settimana del silenzio su Fortnite, abbiamo anche un'arma silenziata, quindi hashtag silenzio nei commenti. Chi lo fa, ragazzi, è un pro, quindi mi raccomando, scrivetelo. Tra l'altro, raga, siamo rimasti in 7, dovrei anche provare a vincerla, perché sono mesi che non vinco una partita, dato che non gioco mai le singolo. Uno che sta volando, vediamo se riusciamo a colpirlo. No. Mamma mia, ragazzi, vittoria in video, raga. Mamma mia, la prima vittoria in video, la prima. GG, ragazzi, tutti codice SCSYT nello shop per fare anche voi delle win incredibili, ragazzi. Ho fatto 3 kill, lo so, ho fatto schifo, ma ragazzi, per tutto il video ho parlato, quindi non ho pensato a fare kill. Comunque, mi raccomando, raga, iscrivetevi al canale per questa bella win, e ovviamente, ragazzi,